Per aver pensato di fare della loro personale esperienza di giovanissime deportate in uno dei più tristemente noti campi di sterminio un patrimonio da condividere con la collettività. Per essere state instancabili pellegrine della memoria, non mancando mai di incontrare persone e visitare luoghi, ovunque portando un messaggio importante fatto della loro personale testimonianza e volto ad affermare valori di pace e di tolleranza. Per aver contribuito in modo esemplare a suscitare riflessione, a costruire un senso di responsabilità collettiva nel tenere vivo il ricordo di quanto è accaduto e nel tenere altrettanto vivo l'impegno a far sì e quanto accaduto non si debba mai più ripetere, per aver accompagnato la crescita dei giovani e della comunità nel valore della democrazia, della solidarietà e delle differenze. Partecipiamo ad Andra e Tatiana Bucci la decisione della città di Pisa di aver conferito loro la cittadinanza onoraria. Importantissimo, è la prima volta che abbiamo avuto l'onore di essere cittadine di Pisana e poi di un'altra città, quindi adesso abbiamo una doppia cittadinanza, ne siamo veramente orgogliosi e ci siamo commosse veramente tanto perché non ce l'aspettavamo una cosa così. E poi Pisa, insomma, c'è la sua storia, è una cosa importantissima e state facendo e lavorando molto, non solo per quello che è stato, ma anche per quello che verrà. E speriamo che i ragazzi appunto ci aiutino, che questo avvenire sia più roseo del secolo breve, come l'hanno chiamato. Alla nostra concittadina, visto che ormai siete diventate pisane, Andra Bucci e Tatiana Bucci, con profonda stima e riconoscenza da parte di tutta la città di Pisa. Mi fa una gioia, un'emozione fortissima. Sono felicissima della partecipazione di tutti, perché in fondo qui c'erano un po' tutta la rappresentanza della città di Pisa. È una cosa importantissima, perché insomma comunque ormai di sopravvissuti pian pianino il numero sta calando. Come ho detto anche prima, se si considera che mia sorella ed io siamo le più giovani italiane tornate a casa, gli altri erano tutti, non dico, abbastanza più grandi di noi, quindi sono tutti oltre gli 80. È molto importante la memoria detta dai sopravvissuti, perché la memoria che ci sarà domani, non detta da noi, anche se noi passiamo il testimone, non sarà più la stessa cosa. Certo che è importante lasciare la nostra memoria ai giovani perché ne parlino, ma non sarà più la stessa cosa. Comunque è importante lasciarla, importante parlarne all'esaurimento, proprio perché la gente non dimentichi, non rifaccia, non dico come si... perché un'altra Shoah non sarà possibile, però tutti questi,
Esatto, il non voler usare la propria testa e l'andare avanti per il sentito dire o perché il mio compagno, perché il mio vicino e io non voglio essere da meno da lui e fare quello che fanno gli altri e non è giusto, insomma, bisogna, io dico sempre a tutti i giovani, usate la vostra testa, nel bene e nel male, usate la vostra testa, non fatevi coinvolgere o plagiare in qualche maniera dagli altri, proprio perché bisogna usare la propria testa. È una giornata che resterà e lascerà un segno, perché questo conferimento della cittadinanza onoraria alle sorelle Bucci non solo è molto sentito dalla città, ma è anche parte di un percorso che Pisa sta facendo per non perdere la memoria, anzi per rinnovarla e rinforzarla. E a chi costruisce memoria, come hanno fatto le due sorelle, a prezzo di un grande dolore, perché ricordare la permanenza da bambine nel campo di Auschwitz certamente rimuove il dolore ogni volta, ma questo insegnamento è il trasferimento di una conoscenza e di una consapevolezza che soprattutto ai più giovani si deve dare, e questo sforzo quindi è impagabile. Noi lo riconosciamo con questo gesto per dire che la città vuole fare la sua parte in questo percorso. Abbiamo ricordato questi giorni la firma delle leggi razziali per dire che non ci sentiamo immuni da quel corso della storia che portò fino agli orrori dell'Olocausto, fino alla programmazione dello sterminio degli ebrei e degli oppositori dei fascismi, del nazismo. Quindi questo è un segno forte di continuità e anche un rilancio dell'iniziativa della città su questi temi, e cercheremo di essere coerenti con questo indirizzo. Thank you.